Questo pezzo nasce inizialmente dalla versione italiana, perché nasce una versione italiana prima che si intitola Così tu viva. Dopodiché, dopo aver concluso questo progetto sulla versione italiana, Maurizio mi ha proposto di tradurre il testo in inglese, appunto per mandarla come omaggio alla nascita della secondogenita di William e Kate. Così ho iniziato un lavoro di traduzione del testo. E insomma, in questo modo abbiamo adattato una versione inglese ad un testo già italiano preesistente. Io ho iniziato a fare musica da piccolissimo, avevo circa 2-3 anni. Ho iniziato a suonare le tastiere, avevo una tastiera a casa. Dopodiché, intorno all'età di 6 anni, ho iniziato a suonare anche la chitarra, poi il basso e la batteria. Quindi, la passione per la musica è una passione che ho sempre avuto. Che poi via via è andata evolvendosi, perché suonando molti strumenti poi mi sono appassionato a tanti generi musicali diversi. Ho iniziato anche a mettere un po' di soldi da parte per farmi uno studio di registrazione. Quando mi è stato detto che Maurizio aveva instaurato una corrispondenza epistolare con i reali d'Inghilterra, sono rimasto un po', non dico incredulo, però stupito. Perché soprattutto la nostra terra, la Calabria, non è molto sopravvalutata, va? Non è molto attiva musicalmente, artisticamente, al di fuori della Calabria stessa. Per cui sono rimasto molto stupito. Poi cercando anche su internet, vedendo video, ho visto che comunque c'era già stata una grande, insomma, corrispondenza. Maurizio aveva già scritto altre canzoni per i reali inglesi. Aveva ricevuto risposte, quindi è stato bello vedere tutto questo. Non ci sono interessi economici in questo brano perché è proprio questo il messaggio che noi vogliamo trasmettere agli altri. Cioè, il mondo, soprattutto l'industria musicale oggi, gira perché ci sono i soldi di mezzo. E quindi noi vogliamo un attimino distaccarci da questa concezione. E trasmettere un messaggio di amore, cioè la musica serve anche ad unirci fraternamente tra noi. Quindi noi sganciandoci dalla logica economica, trasportiamo questo nuovo messaggio e andiamo un po' controcorrente, proprio perché vogliamo che la musica sia amore, sia pace, sia fratellanza, che non ci siano soldi, insomma, in mezzo. Per quanto riguarda insomma, la stesura del testo in inglese, devo dire che è stato molto difficile, perché come ripeto, c'era una versione italiana prima, quindi io ho dovuto fare un lavoro di traduzione, che non è stato assolutamente facile, perché innanzitutto per motivi metrici, eccetera, non si può tradurre tutta la lettera. Quindi c'è stata la necessità di cambiare alcune parole, riformulare frasi da zero, introdurre concetti nuovi. Quindi sicuramente io ho avuto come punto di riferimento il messaggio generale che la canzone voleva esprimere, cioè un messaggio di pace, di vivere la vita con dei valori. Io poi sono una persona che ho dei valori positivi, quindi la sento molto mia anche, quindi la mia influenza personale nel mio carattere c'è stata molto. E così, alla fine, dopo un lungo lavoro, ce l'abbiamo fatta. Maurizio mi aveva accennato giustamente che questa canzone sarebbe andata in onore della figlia di William e Kate, quindi io già diciamo che lo sapevo. Poi però il fatto di aver visto la notizia sui giornali, soprattutto sulle più grandi testate giornalistiche che ci sono, è stata un'emozione forte sicuramente, perché il mio contributo è stato fondamentale alla fine, ognuno di noi ha messo la sua parte, la sua piccola parte. E vedere che questo lavoro così bello, fatto nella gratuità, che è riuscito ad arrivare a questi livelli, ai reali inglesi, è stata una cosa emozionante, fortissima. Con questa canzone noi vogliamo tramandare principalmente il valore della fraternità, della pace, dell'unione. Tra i giovani c'è molta invidia, cioè ci sono una serie di valori negativi che noi vogliamo abbattere assolutamente.
perché questa canzone deve essere esclusivamente un messaggio di pace, di positività, di fratellanza, di amore, di unione. Assolutamente nessuna divisione, nessun contro l'odio e contro tutti i sentimenti negativi. Diciamo, l'invidia, più che essere una malattia della nostra regione, è una malattia dell'uomo in generale. Purtroppo, molte persone sono invidiose di natura. Però l'invidia si può superare, nel senso, se ognuno capisce che può dare il suo contributo con la pace, con l'amore, si può vivere in un mondo migliore. L'invidia bisogna sconfiggerla, non è bene che ci sia. I miei progetti per il futuro. Innanzitutto devo prendere il diploma di pianoforte quest'anno, quindi una volta che mi diplomerò penso di andare fuori. Insomma, ho iniziato anche a collaborare con altri musicisti anche dall'estero, ed è una cosa che mi rende anche orgoglioso di quello che faccio. Quindi spero di mantenere, sicuramente manterrò un rapporto stretto con i fratelli Scicchitano. Poi continuerò a fare musica, sicuramente, fare serate e tutto, e registrazioni.